Ieri tre ore movimentate di Consiglio Comunale, dibattito acceso tra maggioranza e opposizione, il tema la gestione della Movida. Alla fine via libera al piano di risanamento acustico della zona di Piazza Muzzi, necessario perché ci sono state rilevazioni fuori dai parametri previsti per legge. Il piano prevede un controllo sistematico dell'area in modo tale che se i limiti non verranno più superati la situazione sarà gestibile. In questo momento però non lo è. Ecco perché bisogna intervenire. Il sindaco Carlo Masci e il consigliere comunale PD Giovanni Di Jacovo. Dobbiamo intervenire, interverremo tenendo conto del fatto che lì ci sono delle attività commerciali che hanno diritto ad operare nel pieno rispetto della legge e che ci sono residenti che hanno diritto a dormire e a riposare, perché non credo che si possano fare attività creando problemi ad altri. Poi come si fa a contemperare esigenze degli uni e degli altri? Ci sono delle possibilità previste dal piano, per esempio la possibilità di mettere tavoli all'esterno fino a una certa ora, il monitoraggio continuo della zona. Si cerca di creare il caso, soprattutto da parte dell'opposizione. Io ho rivisto i giornali del 2018 in cui si parlava, noi non c'eravamo, e si parlava delle stesse cose. Siete arrivati però ad una sintesi più o meno? Purtroppo no, perché prosegue l'aggressione di questa amministrazione alla vita serale, sociale. Va rispettato il diritto al riposo, ma non si può stare solo da una parte. L'impostazione di questa amministrazione è soltanto da una parte, dalla parte del silenzio e dello spegnere. Nello specifico, parlando di Piazza Muzzi, che cosa chiedete? Chiediamo che qualunque misura sia presa in concertazione sia con i residenti che si lamentano, che sono un gruppo di residenti, sia con tutti quanti i locali, con i rappresentanti delle categorie. Sotto questo profilo mi pare che insomma abbiate avuto ragione, nel senso che è stato approvato un emendamento da voi presentato. Sì, un emendamento che prevede la concertazione. Io ho paura però che l'impostazione di questa amministrazione sia talmente contraria al mantenere la vita di questi locali che sarà difficile trovare un punto di sintesi. Oggi è il momento di agire. Il momento di agire, quindi Cremonese, secondo il sindaco, può dormire, per così dire, sonni tranquilli? Certamente, Cremonese non è in discussione, non è mai stato in discussione, non lo sarà mai fino a quando opererà bene per la città e lo sta facendo. Poi non si possono accontentare tutti quanti.